essere sempre presenti tra i cittadini e tra la gente, come abbiamo voluto testimoniare e come ho detto nel mio intervento, proprio per fare sentire la vicinanza della Polizia di Stato e di tutte le forze dell'ordine alla cittadinanza tutta. Ogni anno lo affrontiamo con lo stesso spirito e con la stessa tenacia di quello precedente. Beh, come illustrato, è stato un bilancio molto positivo, sia in termini di arresti di appartenenti all'associazione mafiosa, sia in termini di sequestri patrimoniali, sia soprattutto e anche nel controllo del territorio, che è un'attività importante perché, come dicevo, la presenza del capitale umano è fondamentale, oltre anche alle innovazioni tecnologiche. Perché ho ritenuto che anche la provincia e le realtà della provincia, le cittadine e le città della provincia debbano avere questo piacere della presenza delle forze di polizia anche in occasione di una cerimonia come il nostro 165esimo anniversario. Sicuramente il contrasto alle mafie e il sequestro dei beni, perché quello poi insomma è una dimostrazione di come siamo presenti sul territorio in una realtà difficile e complicata come quella della provincia di Trapani. I problemi nascono chiaramente dal controllo del territorio, perché molte sono chiaramente le esigenze del cittadino, ma noi cerchiamo di far fronte, ripeto, sia con le innovazioni tecnologiche, ma speriamo con un maggiore potenziamento anche del capitale umano. Il sindaco di Mazara ha elogiato il lavoro della Polizia di Stato, ma ha manifestato anche una richiesta di maggiore presenza sul territorio. Come si può esaudire questa richiesta? Questo l'ho detto, cioè noi dobbiamo, con quello che abbiamo, stiamo facendo il massimo e stiamo al momento fronteggiando bene, ritengo. Anche Mazara del Vallo ci sta dando risultati importanti da questo punto di vista. Ricordo che negli anni scorsi si sono tenute delle manifestazioni il cui titolo era "Il poliziotto, un amico in più". E si sono tenute anche in realtà nelle quali sembrava che il poliziotto fosse visto solamente come nemico. Oggi a Mazara festeggiare la festa della polizia in mezzo alla gente significa che, con l'accoglienza che ha avuto, che abbiamo avuto, che veramente il poliziotto è un amico in più, e così deve essere per tutti i cittadini. Una bella soddisfazione, non soltanto perché viene premiata la bellezza della nostra città, ma credo si tratti anche di una forma di rispetto istituzionale nei confronti della città tutta, a cominciare proprio dalle istituzioni. È bello che ci sia stato questo momento di grande coinvolgimento popolare, ed è bello sapere che questo momento segue quello di qualche settimana addietro, quando abbiamo inaugurato la nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza proprio all'interno di un bene che è stato confiscato alla mafia. È una bella occasione, c'è stata tanta gente che ha partecipato, soprattutto i ragazzi sono rimasti affascinati, e è bello sapere che la gente ama la Polizia di Stato. Una sinergia con le forze dell'ordine che quest'oggi dunque si rinnova, possiamo dire. Indubbiamente, perché nonostante l'egregio lavoro svolto dalla Polizia di Stato, e se permettete anche grazie al lavoro che abbiamo fatto noi con sistemi di videosorveglianza, con intensificazioni da parte della Polizia Municipale nei controlli, appare necessario che ci siano sempre cose in più da fare, perché questa è una città per esempio simbolo per l'integrazione, per culture diverse, per religioni diverse, ma non sono tutte rose e fiori. C'è necessità di sistemi di controllo anche più appropriati, anche tenendo conto di quel che succede in tutto il mondo. Noi non abbiamo segnali qui pericolosi per quanto riguarda il terrorismo, ma come suol dirsi, e credo di non essere molto originale, prevenire è meglio che curare. Sì, è importante, perché bisogna dare sempre un segno tangibile della presenza dello Stato nelle nostre città. È importante perché è un momento in cui i cittadini si avvicinano alle forze di polizia, sia esse carabinieri che polizia e guardia di finanza, ed è importante perché viene fatto anche un resoconto dell'attività che è stata svolta, dell'impegno che è stato profuso nella tutela della sicurezza in questo territorio, e quindi è importante per tutti questi elementi, anche perché costituisce un impegno per il futuro.